Questa canzone per me è molto importante. Mi ricorda un vecchio amico che si era fatto proprio la felpa personalizzata cani sciolti eh, in relazione a, a Lo dei clan. Questa canzone è molto importante perché racconta perfettamente quello che è stato ergitano. Ragazzi. Ai tempi, se volevi fare il gangster rap, dovevi un attimo. Conquistartela la credibilità perché veramente ti venivano a prendere Ion e Ergitano e ti prendevano a pizza se ti andava bene perché questa è gente che era, era abbastanza fuori di testa e, e vivevano ambienti che nel momento in cui tu canti certe cose poi le devi dimostrare perché se no sono cazzi tuoi. In certi ambienti non si scherza, il criminale si sente. Lodato quando parli di una certa vita, ma gli dà comunque fastidio che ci sia tu al centro dell'attenzione, quindi devi meritartelo quel centro dell'attenzione. E questa era un po' la logica degli Odei Clan prima che fossero tutti morti, praticamente. Pepi Rap diceva ancora sulla scena coi miei limiti. E, e questo è importante perché. Questi ragazzi non erano tecnicamente forti. Non erano nulla di, di così eclatante sul beat. Ciò che colpiva erano quello che raccontavano. Come lo dicevano. E l'immaginario che mostravano che era reale. Cioè, questa canzone. Io adesso cerco un attimo il testo. Perché veramente ne vale la pena riprenderlo. Anche se in verità lo so a memoria cioè dovrei saperlo ma non voglio rischiare tra l'altro con Sager Secco che faceva dei ritornelli della Madonna e dice là fuori quante madri piangono un figlio a uomo appena pargolo stringi in ferro e spingi all'angolo per ogni notte fuori ogni lacrima la strada è come il diavolo prima o poi ti ruba l'anima la verità è che ho il cuore spaccato a metà e se non ho pietà è perché il mondo non ce l'ha ed è qualcosa che rimane a vita. È sangue e piombo su ogni cazzo di ferita. E ti dice: Sono un bandito, AC. Sono un cazzo di malvivente. Pieno di rabbia, da divide con sta gente. Cioè, ora, il sogno mio è di stare alle 10 beato dentro al letto, ma tengo il ferro pronto all'uso nel cassetto. Cioè, ancora qui, poco fa ho registrato il, il podcast di Vida Locca dei, dei Claddogo. Ecco, la logica è la stessa. Non è il racconto sterile di chi vuol fare il malandrino. È lo sfogo di chi si ritrova questa condanna sulle spalle di questa vita ed è costretto a mandare avanti questa situazione. E questo perché uno dice: Ah, eh, ma non ne puoi uscire. Eh, esci un po' tu da, da quando sei in un giro grosso a livello mentale. Quando finisci di fare certe cose, o magari vai in galera e finisci la pena, torni nella società, sei un niente e, e c'è l'orgoglio che ribolle. No? C'è la scena di Peaky Blinders, eh, di quello che dice: Che fai? Spari la merda. Sì, mi ricordo che cosa sarei se non facessi quello che faccio. Non tutti sono pronti a ripartire, non tutti hanno gli strumenti. Oggi c'è la psicanalisi. Oggi c'è un mondo completamente diverso. Ai tempi non era così. Non sto giustificando i criminali, sto solo cercando di, di farvi capire e spiegare di cosa parla questa canzone, cosa racconta questo brano e, e, cosa, e che tipo di male cura musica come questa per chi la ascoltava ai tempi e l'ascolta oggi. Io questo sto dicendo, perché Ergitano Poraccio si è sparato un colpo in testa e questo è emblematico, ci ha spezzato il cuore a tutti perché Ergitano era uno con due palle così... Era una brava persona. E non, non lo sto dicendo, ho seguito molte sue vicende. Sì, chiaro, se gli rompevi il cazzo ti staccava la testa, però era una brava persona. Aveva dei buoni valori. Non era una persona cattiva, eh, perché sempre i buoni poi ci rimettono. Quella è la verità. E Odei Clan era un gruppo serio, un gruppo di persone che credeva in quello che faceva e che lo faceva puramente per esigenza. Non lo faceva perché doveva farsi vedere, non faceva il rap giusto per, faceva il rap perché se lo sentiva dentro, faceva il rap perché era il grido della periferia di Torbella Monaca e via dicendo. La periferia romana, secondo me, non ha mai avuto rappresentanti degni, quali o dei clan, truce clan, però truce clan era un'altra rappresentazione, era un'altra questione, questi raccontavano proprio eh, loro stessi, ma lo facevano con semplicità. Non si sono mai. Non hanno mai detto siamo dei grandi rapper. Non, non hanno scritto la storia del rap Sono passati come mosche bianche nella scena. E è questa che, che rende ancora più forte questo verbo, ora che non ci sono più, perché sì, ho dei clan c'è, c'è Yon ma Ion oggi che, che sta combinando? Cioè, sta cercando di mandare avanti qualcosa. I, i bif, quei ragazzini, ok. Ma Ho dei clan per me sono Pepi, Ergitano, Sager Secco. Punto. E sta canzone per me è il, più, il pezzo più bello che hanno fatto. Per me è il miglior brano perché racconta perfettamente quello che è stato, che era e che sarà per sempre per chi l'ha vissuto o dei clan e, e le borgate di Roma. Nulla più, nulla meno. Non mi pare poco.